oggi siamo qui per l'inaugurazione della fermata ferroviaria dell'ospedale di Bergamo. Diciamo che un lungo cammino inizia sempre dal primo passo, questo credo sia il primo passo verso il raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro Albano e quindi all'utilizzo a scopo metropolitano di questa tratta ferroviaria, un progetto che è già finanziato e da qui al 2021 circa porterà grande beneficio alla mobilità dell'area urbana di Bergamo e tra l'altro all'eliminazione dei passaggi a livello cittadini. Proprio qui in questo punto avverranno anche altre cose, dalla fine di gennaio, inizio febbraio avremo qui il capolinea della nuova linea C, la linea di autobus elettrici con cadenza da questo punto ogni 7 minuti e mezzo verso la città e proprio qui con il progetto definitivo della linea ferroviaria l'area antistante la stazione, che diventerà ovviamente una stazione a doppio binario, subirà degli interventi proprio per favorire anche l'attestamento dei mezzi pubblici in prossimità dell'ospedale e la possibilità quindi di avere un servizio più comodo e più efficiente dei passeggeri. Diventerà questo un vero e proprio punto di scambio tra mezzi pubblici a servizio non solo dell'ospedale ma di tutta l'area cittadina.